Il ristorante Il Tartufaro a Balciano di Valtopina, sotto lo sguardo attento del maestro chef Angelo Luzzi, propone la sfida dei sapori. Tornando indietro a quello che è stata la grande amicizia di Tartufando a Valtopina, con tanti amici che sono arrivati da tutta Italia, proprio in occasione di quello che è il voler tornare a vivere, ci si ritrova con i sapori dell'Italia. Ed ecco allora che arrivano gli amici di Zevio dal Veneto, quelli di Valtopina dall'Umbria, Crevalcore dall'Emilia-Romagna, Asti e Verua, Savoia dal Piemonte, Gardone Valtroppia dalla Lombardia. Ognuno che propone il suo piatto, i suoi sapori, i suoi vini, i suoi abbinamenti. E allora andiamoli a vedere quelli che saranno gli abbinamenti per questa sfida del sapore. Il menù ricco e che fa davvero appetito. Gli antipasti, salame con panna di Gardone Valtrompia, acciughe in salsa verde di Verro a Savoglia, gnocco fritto con prosciutto di Parma e salame felino, tigelle con mousse di mortadella, pasticcio di tartufi di Valtopina. Per i primi piatti, bigoli al ragù di anatra, Zevio, zuppa di ceci al tartufo di Valtopina. Il secondo piatto è davvero speciale, maialino alla crema di latte e tartufo con verdure di campo da Valtopina. Per il dessert, Crevalcore, torta tedesca abbinata al moscato di Asti. Aggiungiamo anche il caffè, i vini bianchi e rossi, anche questi che arrivano dalle diverse regioni italiane impegnate nella sfida dei sapori. Il prezzo? 20 euro, ma occorre prenotare e fatelo in fretta perché i posti sono davvero numerati e sono tanti coloro che hanno chiesto di partecipare a questa sfida dei sapori per assaggiare i sapori delle nostre regioni italiane: Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Umbria. Tanti sapori da scoprire insieme perché ci siamo abituati a stare chiusi in casa, ma adesso dobbiamo uscire in massima sicurezza e con il rispetto delle distanze, come accade al ristorante Il Tartufaro, ma tutti con la voglia di tornare a vivere. È la sfida dei sapori, è quello che è cementare un'amicizia nata da tanto tempo, che aggiunge sempre nuovi amici e che dà questa meravigliosa ospitalità nella nostra terra. Li vedete scorrere quelli che sono i piatti del menù, li vedete passare mentre io vi parlo e mentre vi racconto di questa sfida, di questa sfida amichevole dei sapori. Non c'è un vincitore, non c'è un trofeo da guadagnare, c'è solamente il rinnovarsi di un'amicizia straordinaria tra gli amici che partecipano. È per questo che vi vogliamo fare partecipi anche voi che siete a casa, per assaggiare quei sapori che sono lontani e poco conosciuti, fatti di grande qualità e di grande amore. E allora, l'appuntamento è per sabato 20 giugno, ristorante Il Tartufaro di Balciano di Valtopina. Non mancate alla sfida dei sapori.